Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Axel e oggi iniziano i Parrots Battle. Abbiamo la divisa, finalmente. Anche se non si intona tantissimo con i capelli azzurri, ma dettagli, c'ho il sole sparato in faccia, scusate. E per iniziare, via con la sigla. Se già non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, commentate e sotto in descrizione trovate il link per Instagram come al solito. No, qua non ci siamo. Axel del passato, che cosa hai combinato? Hai fatto tutte le clip uguali, il video è noiosissimo e non si capisce assolutamente nulla di quello che è successo. Oh, ma scusate, lasciate che mi presenti. Io sono l'Axel che monta i video, ovvero l'altra parte di Axel che cerca di rendere fruibile i contenuti che quell'altro registra facendo danni. Dunque, visto che quello là ha fatto un gran casino con le riprese, ci penso io a cercare di rendervi più fruibile questo video. Dunque, eccomi qui a riportarvi credo che Patrick volesse dire Parrots Battle, ne sono abbastanza sicuro. Comunque, eccomi qui a riportarvi la prima gara di campionato regionale che ha visto sfidare i membri dei Parrots in sfide mozzafiato all'ultimo colpo di bastone. Ma ora, vi ho già ammorbato abbastanza con le mie cavolate, iniziamo a raccontare un po' come è andata questa gara, dai. Per prima cosa, visto che in fin dei conti era una gara ufficiale, abbiamo controllato che tutte le nostre mini rispettassero le misure del regolamento. Dopodiché, vediamo un po' com'era il tracciato nel quale abbiamo corso. Qua si gira qui intorno. Qua c'è la colonna, qua un bel rettilineo. Poi qui devi andartene a destra. Un bel dritto, secca a sinistra. Quando lo fai? No, secca a sinistra. Qua occhio perché c'è un po' di tutto, eh. Potreste anche rimanere gravidi a distanza. Poi, finalmente, per quelli che sono mancini, una bella curva a destra. Poi sinistra, occhio alla merda, sinistra, il primo che taglia il traguardo autorizzato a gioire come se avessi vinto il campionato del mondo. Ok, ora che il tracciato è più o meno chiaro, passiamo alla gara in sé per sé. In questa tipologia di gara si scontrano due racer, vince il primo che taglia il traguardo. Veramente delle gran belle gare. Vorrei fare i complimenti a tutto il gruppo, perché nonostante, come in ogni gara, c'è chi vince e c'è chi perde, l'umore della squadra è sempre rimasto altissimo e ci siamo sempre divertiti. Anche chi perdeva non era mai triste e questo è veramente fantastico. Ma a noi piace complicarci la vita, ovviamente. E quindi, dopo puntate di gare fatte in quel verso lì, abbiamo deciso di fare il reverse della pista. Per risparmiare tempo è il giro di prima fatto al contrario. Dice sì, reverse. Per cui la prima, secca a destra, saranno contenti i mancini. La seconda, molto veloce a destra. La terza, quasi secca a sinistra. Qua iniziamo a ragionare per i destri. Poi c'è un bel drittino, anche leggermente scivoloso. Secca a destra, che ci porta alla variante alta. Qui il panorama è meraviglioso, c'è un po' di foliage, numero uno, ancora qualcuno avesse dei dubbi. Giri a destra, secca, velocissima a sinistra dove
rasare i birilli e aggrapparsi alla colonna per non perdere equilibrio. 90 gradi a sinistra di pura passione. Qualche va male, sei anche invenito. E poi non so quanta finita, ma tanto. Si apre la vista sul cielo. Tornantone a destra, grata, dove l'ultimo metro può essere fatale. Traguardo. Seconda parte della competizione, ovvero le prove a tempo. Stesso percorso, prima la dritta e poi in reverse. Si corre uno per volta. L'obiettivo? Fare il tempo migliore. Beh, vediamo un po' se queste prove a tempo confermano o ribalteranno la classifica provvisoria. Al decimo posto, Andrea. Applauso, ragazzi. Esatto. Poi Axel 17 punti. Grazie. E ti aggiungere la cappella. Adesso ragazzi voglio un applauso a Robo, Angele, ma anche i palazzi si sono tremati. Dobbiamo suonare tutti i campioni. Andiamo a applaudire. Ha vinto l'Italia. 17 punti, ottava classificata la Sofia. Vai! Allora, al settimo posto con 20 punti, Ben. Grande! Ben. È lui! E lui non è lui? Con 24 punti, no. No, 24. Questa è la nostra miopia. 24 punti. Il pioniere del gruppo. Francesco del Tecco Dance. Poi con 28 punti rubati scudoratamente, non merita, Adriano. Poi con 33 punti all'esordio, Marco. Ole! Bravo! Sul podio. Terza posizione, 37 punti, Massimo, detto Dragon. Bravo! Che è secondo posto, 41 punti, meritatissimi perché comunque nella gara ha dominato, quindi si è contraddistinto. 41 punti, Luca Merenda. Bravo! Al primo posto, momento fatti vedere la fusione! Fu! 42 punti, per un pelo, grandissimo primo posto. Ma anche i blooper di tutto ciò, quindi. Le parti. E letta. Grande Patrick Runner! Ok, spero di essere riuscito a dare una parvenza di senso logico a questo video veramente disastroso. Avevo ripreso tanta roba, tipo 2 ore di girato, ma poi mi sono reso conto che veramente non si capiva nulla e sarebbe stata una palla mortale mostrarvi semplicemente le gare. Quindi ho deciso di fare in questo modo per vedere di movimentarlo un po'. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se questo tipologia di video fatta così vi piace. Sto sperimentando, vediamo cosa ne esce fuori, ok? Se già non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e qua sotto in descrizione trovate il link per il mio profilo Instagram oppure mi trovate come 98 megapixel. Quando vi iscrivete ricordatevi anche di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i nuovi video che di solito escono il lunedì alle 14:30.
Detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!